fermato la partita subito il lancio lungo di Duncan, la palla giocata adesso in area di rigore, il pallone abbrancato in presa bassa da Di Gennaro. Pronto Mbaye, la palla è per Bessa, attenzione Daniel in area di rigore, prova il destro, palla sopra la traversa della porta difesa da Raffaella Veloso. Allora attenzione a Medeiros, attacca lo Sporting da sinistra, il tiro di Medeiros, Di Gennaro, palla che resta viva, Mbaye allontana, primo brivido, poi Duncan, attenzione il tiro da fuori, ancora rimpallato da Spendlofer, ci aveva provato Agostinho K, attenzione allo schema, su calcio piazzato parte Ciabi, la deviazione di Gennaro con i pugni, va a respingere un pallone insidioso, attenzione al Borno nello spazio laddove si getta Samuele Longo, attenzione il pallone per Longo, va con le mani Veloso, poteva essere una chance colossale, bravo a crederci Samuele su questo pallone, attenzione a Carlos Ciabi, il pallone sul secondo palo, va a Spendlofer e rischia tantissimo andando a toccare questo pallone. Zetic rischia qualcosa, perde la palla in una zona nevralgica del campo, attenzione all'azione dello Sporting con il traversone a centro area, sbuccia Mbaye, va Di Gennaro in uscita bassa, tocca il pallone, tutto regolare, perfetta la scelta di tempo di Di Gennaro, ma l'arbitro dice che non c'è più tempo, si chiude la prima frazione senza recupero, 0-0 senza vere e proprie occasioni da gol, ma con le due squadre che si sono avvicinate in più di una circostanza alla porta, difesa rispettivamente da Raffaele Veloso per lo Sporting e da Raffaele Di Gennaro per l'Inter. Inizia in questo momento la ripresa. Sul pallone Bessa si fa vedere al Borno, ma Daniel secondo me tenterà il calcio ad uscire. Vediamo, chiama lo schema Bessa, parte lui, il pallone sul secondo palo, il colpo di testa di Mbaye! E c'è l'Inter in vantaggio, il primo gol di Ibrahim Mbaye, un gol pesantissimo, se l'era tenuto fino a qui, passa l'Inter al 57esimo con il gol di Ibrahim Mbaye, perfetto il terzo tempo, perfetto lo stacco, perfetta la palla in rete, perfetta l'esultanza. Perplesso Sapinto, ma noi siamo assolutamente contenti e per la squadra e per questo ragazzo, il primo gol di Ibrahima Mbaye, arrivata la partita numero 12 in stagione per lui, perfetto il corner di Bessa, lo stacco di Mbaye, non può fare niente la difesa dello Sporting e l'Inter è in vantaggio al 58esimo di questa partita con il gol di Ibrahima Mbaye, senegalese, al suo primo centro con la maglia dell'Inter alla 12esima partita, se l'è tenuto per l'occasione più importante. Ancora Mbaye che prova ad andare a recuperare il pallone, poi scivola il passaggio filtrante, attenzione pericolo qui con questo pallone per Betinho contro Di Gennaro, lo salta e sbaglia incredibilmente Betinho, l'occasione colossale, quasi fantoziana per lo Sporting di Lisbona, attenzione al pallone per Betinho che è in fuorigioco, anche se aveva questa volta segnato, non se ne avvede la metà del pubblico che esulta, ma abbiamo visto subito la sbandierata, guardate Sapinto che è uomo sanguigno, alza il baricentro lo Sporting, c'è liberissimo sulla sinistra un giocatore, si tratta di Medeiros, Di Gennaro come un gatto sceglie ancora una volta bene il tempo dell'intervento. Ancora Duncan, prova ad andarsene, sempre Duncan, fa fuori due avversari, la grande azione di Duncan che poi mette il pallone in mezzo per Longo che da due passi manca il 2-0, l'occasionissima per l'Inter di andare sul 2-0. Il pallone sulla destra giocato da Esgaio che va in uno contro uno, il passaggio in area, attenzione pericolo di Gennaro sicuro sul primo palo, può andare ad abbrancare la sfera, fa girare allora il pallone lo Sporting con questa percussione centrale, attenzione il tiro da fuori di Gennaro, riesce addirittura a bloccare la sfera, tutta l'Inter nella propria tre quarti, tutto lo stadio spinge lo Sporting Lisbona, tutta l'Inter si aggrappa al gol di Ibrahim Mbaye realizzato al 57esimo quando siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, l'arbitro va a chiarire le cose a centro area dove Duncan sta discutendo con l'ultimo giocatore entrato, il calcio di punizione di João Mario, la testa è quella di Alborno, attenzione perché c'è la porta sguarnita, può andare Romano in profondità da solo, ancora Romano, non c'è nessuno in porta, Romano fa fuori un avversario, palla che resta viva, poteva tirare Romano, cosa ci siamo mangiati in questa occasione, la palla è controllata da Duncan, non c'è nessuno in porta, Duncan ci prova, la palla che rimbalza e termina fuori, siamo a pochi secondi dal termine, ne mancano
una quindicina, l'ultimo assalto disperato dello Sporting. L'Inter si difende in vantaggio per 1-0 sul campo di una squadra che non aveva perso mai. La palla è nella zona di Pecorini, il colpo di testa, la prende Livaia, il passaggio all'indietro per Duncan, Longo, fischia, ancora non fischia, e allora va Duncan, prova ad andare da solo Duncan, sempre Duncan, palla al piede, ormai siamo oltre al quarto di recupero ma non vuole fischiare, è involato Duncan, è solo Duncan, la palla fuori, incredibile chance ma è finita. Questa squadra si guadagna la Final Four, l'Inter va a Londra al termine di una partita incredibile, battendo una squadra che non aveva mai perso in questa stagione. Anche la primavera dell'Inter ha il suo Camp Nou, ormai possiamo dirlo, una grande partita da parte dei ragazzi, l'Inter...